Uè, ragazzi, bentornati! Oggi vedremo insieme gli zombie, gli elementi e le mura. In quale senso le mura? Allora, come tutti voi ben sapete, ci sono zombie che fanno più danno a un certo tipo di strutture e zombie che fanno un danno normalissimo. Ci sono armi che è meglio utilizzare contro un certo tipo di zombie e ci sono armi che è meglio utilizzare contro altri. Io in questo video cercherò di spiegarvi tutto nella maniera più semplice possibile. Allora, partiamo dalle regole basi. Come vedete, il legno potenziato al 3 ha 2800 di vita, il mattone potenziato al 3 ne ha 4200 e il metallo potenziato al 3 ne ha 5600. Quindi noi, partendo da questo presupposto, sappiamo che ovviamente costruire col metallo è meglio. È meglio in quali casi? Scopriamolo insieme. Per guardare di che natura saranno nella missione, vi basterà appunto selezionare la missione che andrete a giocare e, qualora gli zombie hanno un modificatore, qua a sinistra vedete, in questo caso sono una tempesta di fulmini, sta a significare che ci saranno solo zombie di tipo natura. Qui sotto invece ci saranno zombie solo di tipo acqua. Allora, raga, abbiamo qui il nostro zombie di tipo natura. Per tutto il test useremo questo tipo di zombie qua, piccolino, cioè non il piccoletto ma il medio, diciamo, no? Avete capito? Adesso partiremo dal mattone. Vediamo con quanti colpi lo zombie riesce a buttare giù una parete di mattone. Teniamolo d'occhio da qui, così riusciamo anche a vedere la vita. Ci sono voluti ben 31 colpi di uno zombie per buttare giù la parete di mattone. Ora faremo lo stesso paragone col metallo. Ottimo! Ebbene, con 21 colpi lo zombie ha tirato giù la parete di metallo. Perché questo? Perché lo zombie di tipo natura fa più danno alle strutture di metallo, semplicemente, raga. Come avete visto anche dalla pratica, basta che vi mettete contro gli zombie di natura e non costruite di metallo. Io devo anche dimostrarvelo in qualche maniera, no? Come vedete, anche per distruggere la legna ci mettono 21 colpi, quindi costruire col metallo praticamente è come utilizzare la legna contro gli zombie di tipo natura. Avete notato bene, raga? Semplicemente, raga, contro gli zombie di tipo natura è meglio utilizzare le armi di tipo fuoco. Li farete molto molto più male. Non utilizzate le armi di tipo acqua e non utilizzate le strutture di metallo contro gli zombie di tipo natura, mi raccomando. Adesso andremo contro gli zombie d'acqua. Eccolo qua, abbiamo lo zombie d'acqua. Ho contato 41 colpi, raga, o sbaglio? Lo vedremo dopo comunque insieme. E vediamo il mattone. Aspettiamo che si costruisce come al solito. 41 colpi per buttare giù il metallo, eh? E solo 16 colpi per buttare giù il mattone. La legna, vabbè, la proviamo giusto per sfizio.
21 colpi per tirare giù la legna. Spero di aver reso bene il concetto, raga, di quello che volevo dirvi. E ricordate, contro gli zombie di tipo acqua, sarebbe meglio utilizzare le armi di tipo natura. Mi raccomando, non utilizzate le armi di tipo fuoco, in quanto non gli farete praticamente nulla. Infine, raga, abbiamo gli zombie di tipo fuoco, dove appunto non è meglio costruire di legna. Vabbè, ma nessuno mai costruirà di legna, a parte in certe missioni veramente veramente basse, penso. Comunque, con gli zombie di tipo fuoco potete costruire sia di mattone che di metallo. La cosa è indifferente. Certo, è meglio utilizzare il metallo, però non avete svantaggi neanche sul mattone, no? Per intenderci. Certo, col metallo è più semplice in quanto ha più vita e più resistente, però non abbiamo svantaggi. Come vedete, sulla legna invece sì. Ben 43 colpi per tirare giù la parete di metallo, di mattone. Ben 58 colpi invece per rompere la parete di metallo. E mi raccomando, ricordatevi, contro gli zombie di tipo fuoco è meglio utilizzare le armi in acqua, in quanto appunto spengono gli zombie di tipo fuoco? No, non li spengono, però li fanno danno maggiore, ricordatevelo. Dunque, raga, ricordatevi, con gli zombie di tipo fuoco dovete costruire o col mattone o col metallo, con gli zombie di tipo acqua dovete costruire col metallo e con gli zombie di tipo natura dovete costruire col mattone, semplicemente, perché così riusciamo a difendere meglio il nostro obiettivo. Però attenzione, c'è un modificatore particolare che a noi interessa. Per esempio questa missione qui. Noi in questa missione abbiamo una tempesta di tipo ghiaccio, quindi se siete stati attenti al video avrete notato che con la tempesta di tipo ghiaccio dobbiamo costruire col metallo. In più abbiamo una corrosione del metallo, quindi gli attacchi in mischia degli abbietti corrodono il metallo degli edifici, logorandoli nel corso del tempo per un periodo. Ecco, per fare questa missione ci sono un po' di strategie, va spiegato molto con calma, e io ci terrei a dedicare un video a parte apposta per la corrosione del metallo. Quindi io vi invito a lasciare un bel like sotto questo video e come al solito, se questo video raggiunge 500 like, io farò il video apposta sulla corrosione del metallo per voi. Per oggi vi ringrazio della visione e noi sappiate che ci vediamo domani. Bella bella!